Ospite qui dietro, quindi non lo farei aspettare oltre. Lo inviterei, ciao Lorenzo. Piacere, ciao a tutti. Buongiorno. A tutte, è veramente un onore averti qui. Ci tenevamo tantissimo e siamo davvero contenti anche perché il tuo fumetto ci è piaciuto tantissimo. Almeno a oh, me, personalmente viva. veramente, veramente bello. Poi, tra l'altro, tu inizi una serie di live che faremo ogni settimana. quello che ho chiamato i, i i nomi importanti del fumetto in questo momento che okay. comunque hanno qualcosa di molto importante anche con noi come vincolo, cioè grandi disegnatori che comunque sono anche amanti del mondo giapponese a tutto tondo e te, proprio, sei proprio l'apripista di tutto questo, poi verranno Roberto Recchioni, Mircando Andolfo e tutti gli altri, però oggi cominciamo con te, poi tra l'altro con un fumetto che sprizza amore per il Giappone, amore per l'animazione e anche per determinate cose che poi ci racconterai che non sono così ovvie come nel tuo ultimo, nel tuo ultimo titolo. E innanzitutto, eh, ci racconti un pochino eh, come è nato il tuo amore per il disegno e come sei diventato appunto eh, designer, illustratore, disegnatore. Sì, allora dunque, ehm, il, vabbè, il mio amore per il disegno è un po' eh, difficile, come dire, da... Da, da individuare diciamo il punto in cui è nato perché io ho documenti che attestano il fatto che avevo una ehm... Viscerale eh, amore per il disegno, fin da quando ero proprio piccolissimo. Quindi è un po' certo, una risposta. Ho raggiunto che... Sergio Algozzino che mi dellavora. Ciao, mano Sergio. Mano da... allora, ci Ciao. Io, io vi saluto e mi congedo e vi auguro Ciao una buona saluto. live, ragazzi. Ciao, Ciao. Cristiano. Grazie. Ciao. Eh, Lorenzo, scusami, ma ho chiamato Sergio a darmi una mano dal punto di vista tecnico. E a me piace sempre che ci sia anche l'occhio di un disegnatore per Beh. poter parlare appunto di arte e disegno. Con persone Ciao. del tuo calibro, giustamente sei un po' Ciao. buio, Sergio. Sì, sì, sto accendendo, Sono... ho, appena... ho finito un secondo fa di lavorare. quindi... Questa è la vita del ho disegnatore, compito... che infatti, era una In delle questo... domande. Questo... Allora, dicevo. Sì, scusa. Ah. Dici Lorenzo. Ecco sì. no, Come... dici La risposta è un po' banale, è quella che danno tutti i disegnatori di questo mondo, è quello ho sempre mandato a disegnare, ho sempre disegnato. Quindi. Insomma, non è che ci sia niente di particolare da questo punto di vista, però posso dirti che eh, la mia storia da fumettista invece è un po' più incasinata perché io eh, sono cresciuto. Leggendo fumetti eh, molto belli in casa, perché a casa mia si sono sempre letti fumetti di altissima qualità, devo dire, eh, di tutti i tipi, eh, anche molta roba di illustrazione, mio papà è architetto, mia mamma insegna musica, ma è sempre stata appassionata di fumetti di disegno, e il, anche il secondo marito di mia mamma eh, ha portato in casa una collezione di tutti gli Eternauta cortomaltese, Frigider ah, Pilot, <ride> Ho letto Rank Xerox a un'età, come dire, che normalmente non è giusto leggerlo. E, quindi, insomma, eh, mi sono ritrovato, no? Che sapevo chi era Andrea Pazienza da dieci anni, insomma. Ecco, quindi ero proprio... Eh, insomma, era impossibile non provare poi dopo a eh, imitarne un po'... Però il, il sai qual è la cosa incredibile? Sai qual è la cosa incredibile? Che da un lato ero ossessionato, no? Dalla cosa di imparare a fare i fumetti, no? Cioè... Vedendo no, che era una cosa che veniva così amata anche dalla mia famiglia, no, ero portato a pensare che era una cosa che andava fatta. No? Sapevo disegnare, non avevo in realtà ancora chiaro no, in che modo applicare il disegno in assoluto. E quindi no, ho frequentato una scuola di fumetto molto giovane: ho frequentato la scuola internazionale di comics che avevo 13 anni. Così giovane. E la cosa che fa ridere è che avevo 13 anni in un corso che era pensato quasi per adulti, perché quando ha aperto tanti anni fa la scuola internazionale di comics non c'aveva l'idea del corso junior, questa roba qui, era proprio una scuola per cioè non si capiva ancora qual era il target, però per farti avere un'idea eh, l'anno successivo al mio era l'anno in cui frequentavano Leomax Max, Ricchioni. Ma tu quale hai fatto, la romana? L'internazionale all'inizio, ah, ho fatto anche la romana dopo. Ho fatto anche la romana dopo. Però quando l'ho fatta da, proprio da bambino, io comunque ero un bambino di 13 anni, ho avuto come insegnanti Saverio Tenuta, Sicomoro, eh, cioè comunque disegnatori pazzeschi, ben incredibili, mio. e ovviamente le mie capacità erano quelle di un bambino di 13 anni, no? quindi alla fine sono diventato una specie di mascotte della classe, ma non è che fossi <ride> proprio un vero studente, no? però devo dire che è stato... Di bello. Come? Che avevi in classe di bello. Di, che... com di compagni che poi hanno fatto i professionisti? ma eh, sì. ah, eh, Lo sai che forse nessuno, non vorrei dire una boiata, mi sa nessuno, perché faccio il corso serale e mi sa che... perché nel, nel mio anno, che mi ricordi, nessuno. Ma era ancora Ostiense, dove era in quel periodo? Sì, Ostiense, si era appena trasferito da San Paolo a Ostiense. Um, però nella, appunto, diciamo, nel secondo anno invece è stato pieno di artisti fantastici, no? Carloni, Marco Carloni. Vabbè. Un inizio fantastico, quindi a 13 anni eri già praticamente la mascotte, però poi pian piano hai fatto la tua, la tua gavetta. No, la... E però <ride> qual è stata la cosa divertente: che invece, poi nel, di fatto, le prime cose che ho fatto con l'intenzione proprio di, di applicare il mio, eh, la mia capacità grafica, Uh, che ovviamente come tutti i ragazzini che disegnano un po' bene ero pieno di me in una maniera proprio che non è anche, <ride> potuto, non, non è anche meglio, cioè, ero proprio convinto di essere uno che poteva fare quello di mestiere e um, io in realtà volevo fare i videogiochi volevo fare i videogiochi e alla scuola media Avevo cominciato a lavorare con un mio amico che adesso è diventato un professore ordinario di informatica, quindi cioè, comunque ci avevo visto bene, era uno sveglio. E, um, e cercavamo di fare videogiochi. Mi ricordo all'epoca cercavamo di fare un videogioco di Kenny Guerriero: eravamo stati ma questa cosa dobbiamo fare: videogiochi in guerriero. E, um, e poi da lì è partita tutta un'attività molto lunga che dai 12-13 anni mi ha portato fino ai 20-21. 21 no? A cercare di battere il chiodo per cercare di fare i videogiochi. Poi ho provato a farli prima per Amica, poi per PC ho partecipato a 4-5 progetti. Se li metto in fila, che poi mi ricordo all'epoca, comunque, gli italiani andavano alla grande perché c'era tanta più possibilità. O no? sbaglio, mi ricordo no, no, l'epoca, era un di po, questi... al al no, po' al contrario, no, spiego... ma No, ti spiego perché, però, perché? Eh, cioè, ci sono stati dei piccoli studi di videogiochi italiani. Sì, io mi ricordavo però... quei videogiochi tipo dei Fratelli Dardari, questi sì, qua, esatto. che Vabbè, loro stati... ma loro sono stati molto bravi. Cioè, sì. Però sono un... se pensi a quanti sono gli inglesi, quanti sono ah, i tedeschi, sì. quanti... c'erano proprio pochi gli italiani. No? Quindi, diciamo, non era proprio un però. Ecco, io. Volevo fare videogiochi e ho disegnato tantissimo cercando di fare videogiochi. Faccio computer grafica, animazione, eh, P3D, insomma, tutta questa roba qui in un momento in cui era abbastanza pioneristico, questo mi sento di dirlo, e con dei mezzi scadenti, tant'è che non ci sono riuscito mai. <ride> Quindi, mezzi non solo economici e eh, di possibilità, eh, dico proprio che io ero scadente. Però vedo che il videogioco rimane comunque un po'... Nei tuoi fumetti, comunque nelle tue ah, storie. Sì, sì, cioè, sì. I personaggi no. sono chiaramente ispirati, ma anche un certo modo di fare appunto. Uh, fumetto, come lo fai, è chiaramente ispirato al mondo dei videogiochi, o sbaglio? Sì, 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 no, no, ma è, è così. Cioè, per me i videogiochi sono una forma d'arte incredibile, incredibile, che ha tutto un suo linguaggio. Spesso e volentieri vengono accostati al cinema, all'animazione, è. Trovo che sia sempre un errore, perché eh, veramente hanno un linguaggio tutto loro e che è impossibile da esprimere con altri medium, cioè bisogna ancora entrare un po' nell'ordine di quelle che sono le peculiarità no? di, di quel medium. Ci sono alcuni artisti eccezionali che l'hanno capita questa roba, Altri un po' meno, secondo me, però diciamo che ci stiamo avvicinando finalmente a un momento di consapevolezza reale, secondo me sul videogioco. Però ecco, detto questo, io ero sicuramente più inconsapevole di loro perché non sono riuscito a fare niente, quindi eh, è stato un bagno di sangue questa, questa roba qui. Nel frattempo, però, verso i 17 anni, ho cominciato a fare le mie prime autoproduzioni a fumetti. Mm -hmm. E le facevo, uh, le ho fatte io ho visto anche delle per... cose. Da, da casa di Stefano Caselli. Eh sì, sì, hai visto Lampi Grevi, sicuramente. Lampi Grevi è stata la prima autoproduzione che abbiamo fatto ed era una roba, un'antologia collettiva. Eh, io ho questo mio amico carissimo che si chiama Enrico Delia che si firma Infidel mm -hmm. che lavorava a questa rivista che si chiama Rosene, che è stata un'autoproduzione una sì, sì, storica. Un ricordo. Ricordo. Esatto, un'autoproduzione importantissima romana che sì. ha eh, raccolto una serie di talenti italiani. E, e, devo, e diciamo, lui mi ha introdotto all'idea dell'autoproduzione dicendomi che potevo fare dei fumetti autoprodotti. Mi hanno spiegato come facevano loro. Io mi ero appena comprato un Pentium 2, eh, primo computer con cui sono riuscito a fare dei primi lavori. 300 DPI con Photoshop, che si possono stampare, mi sono comprato una stampantina per fare, per studiare come funzionava la costruzione di una rivista e ho fatto la mia prima rivista autoprodotta e l'Ampigrevi appunto insieme a questo gruppo di... ci chiamavamo, avevamo cercato di darci un nome che fosse un un po' una roba tipo INPS, no? Sì, tipo <ride> IMPDAP tipo una roba genere, già... ci chiamavamo CESAP, che era questo nome orrendo, che era il centro sperimentale di arte pura. Eh, ed era appunto questo collettivo in cui dentro c'erano anche Lucio Villani, Maria Chiara Di Giorgio, eh, Daniele Catalli, Gianluca Abate, eh, tutte persone, eh, Francesco Di Giorgio, tutte persone che sono diventati artisti eh, importanti, ognuno nel suo settore. Quindi, è stata una rivista. Quindi al di là del nome, è stata una rivista importante. Fortunatissima, sì, sì. E, <ride> e quindi da lì diciamo, si è fatto, ha fatto questi primi esperimenti. Poi mi è successa una cosa assurda, e cioè che sono stato... Io ero ossessionato da questo artista italiano, lo sono tuttora in verità, però diciamo che da ragazzino per me è stato proprio un, un, uno shock, da questo artista mm -hmm. eh, che si chiama Stefano Ricci, che è un illustratore fumettista italiano, ha pubblicato delle cose anche con K-Boys, questo fumetto si chiama... Sì, End, che poi in quel periodo, esatto, nel giro delle, in, delle cose indipendenti, lui si, si vedeva relativamente spesso. Sì, è Sevalici è un inarrivabile, cioè tipo Andrei Rubloff mm -hmm. del fumetto eh, italiano. E, mh, e lui organizzò insieme a Amelin e a Coconino, la primissima Coconino, organizzarono questo workshop che si chiamava Territori. Ah, e i territori era una roba fuori di testa, perché loro hanno, con i soldi, credo, del uh, comune, eh, della regione adesso non so chi è che l'ha finanziata questa roba comunque si era Amelin eh, ha trovato i fondi per mettere insieme questo workshop che aveva come, durava un mese e aveva come docenti Giro Taniguchi Igor Igor Adrian Tomine eh, Charles Barnes che non è riuscito a venire ah. per cui volevo morire perché poi ci, ci fosse eh. ma c'è stato Stefano Ricci eh, Lorenzo Mattotti, sì, tutti eh, quelli pubblicati dalla prima Gabrie ora, G Gabriella Giandelli esatto. Eh, poi c'era Francesca Germandi eh, comunque fantastico. sia una roba allucinante, cioè, okay, cioè, un slack. Senso... Tutto... Era impossibile trovare delle persone più brave in quel momento. Pazzesco. Quindi, ehm, cioè, molti di loro sono ancora erano il Gota. Sono il Gota, okay, quindi proprio <ride> inamovibili da lì. E, eh, e, quando, e quando ho frequentato questa cosa, io avevo questi docenti pazzeschi. ma anche Quanti avevi? Compagni, eh, 20 anni avevi certo, vent'anni? Certamente, vent'anni. Hai fatto, scuola del fumetto. Hai fatto già un tuo collega ah, a 18 anni. Ho fatto anche la scuola romana dei fumetti. Ho fatto Insomma, diciamo 20 anni. che nei primi vent'anni di vita hai avuto una bella overdose di fumetto di altissimo livello, sì. ecco perché ci spieghiamo anche. tante cose. Ah, ma noi siamo ci... entrati in diretta così, proprio qua. Sì, sì. Ah. Siamo, uh, siamo già in diretta, te l'avevo detto, Sergio, perché... Allora, ma che... meno male io... che... Meno che avevi detto cose che non dovevi dire. Io sono... ma vedi, anche, anche Lorenz non era consapevole. Cioè... Vabbè, comunque, e eh, eh, vabbè, quindi dicevo, eh, io la cosa terribile che ho avuto come compagni di eh, classe, in quel workshop, gente come... Rise Above, Marcello Crescenzi, uh, Andrea Bruno, Alessio Spataro, ah, tutta gente eccezione! Cioè fuori in scala completamente. Cioè beh, Andrea Bruno in particolare se devo dirla tutto, perché Andrea Bruno era ed è uno dei miei disegnatori sì. preferiti in assoluto di tutti i tempi. Ok, ma esiste. Cioè, per me lui è come Moebius, ok, cioè non è una roba che non è. E, e quindi l'effetto è stato singolare perché io dopo Territori. Ho smesso di disegnare e ho smesso di disegnare perché proprio mi sono detto: ma, chi, dove, ma, che faccio io? cioè nel senso... Quel momento che ho visto... tanti disegnatori che in realtà sembra sempre uno poi li vede quando sono arrivati, ma ci sono quei momenti in cui smetti dici lascio perdere, si, sì, sì, si, accadeva hai detto dopo l'autoproduzione, comunque, mm. giusto? Sì, 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 dove perché io, io sono sci... mi ricordo che quella era. Cioè, poi ci sono delle cose che ovviamente si riconoscono sempre. Però quindi quello possiamo considerarlo quel momento di grande riflessione, di, una prima, di un primo passaggio evolutivo importante? Sì, sì. Ma tu parti dall'assunto che io quando ho fatto eh, Territorio, io ci sono arrivato, che avevo la spocchia di sentirmi uno bravo cioè ci sono arrivato a territori che Vabbè, quanti anni avevi dicevano... effettivamente? vent'anni, 21 anni ma ci stava Però... anche a quell'età avere un po' di spocca perché chi è che non sì, ce l'ha? Poi... no ma proprio perché gli altri disegnatori di fumetti mi dicevano tutti che ero bravissimo ok quindi io eh, nella mia idiozia adolescenziale pensavo di essere bravo e quindi quando sono arrivato là ho detto aspetta, cioè nel senso mi sono ritrovato che dico ma che settana delle tigri io sono Gianni Milano che ci faccio? Qua? Cioè, era, classe... questa... Chi c'era eh, in classe di... che magari ti ha anche cambiato le prospettive? Non solo i professori, dico anche chi eh, ha no, fatto. Frequentato... No, in, in classe ti dicevo Andrea Bruno, cioè il mio compagno ah, okay. di banca, Andrea Bruno. Cioè... Cioè, sì. quindi, il livello era talmente alto che ti ha un po'. Sì. <ride> e quindi sono tornato a casa che adesso non riuscivo a capire perché non mi veniva da disegnare, no? cioè, proprio... dico, boh, non mi va? Mio, mio no. <ride> Ho cominciato a rendermi conto che, che proprio che non, non ci trovo veramente niente di interessante in quello che facevo, zero proprio micidiale. Vabbè, ma era perché ti sentivi a quel punto un attimino che dovevi, diciamo, Beh, questa è la classica rinverla. batosta che poi magari ti fa anche evolvere, come diceva Sergio. No, no, ma è così. Uh -huh. eh, no, no no è proprio così. Quanto è durata per curiosità questa storia? Tanto, Tanto mm. perché considera che io dal, dal 2001 al 2006 ah. Ho fatto solo un tentativo di un'altra autoproduzione insieme a dottor Pira. Abbiamo mm. fatto Turbo Amico, questa rivista eh. Eh, misteriosissima, Fantasma, che ah, è una io specie di... Turbo Amico invece ho visto da Stefano. O forse che è una specie di anche... prodromo dei super amici per certi versi. E... e però non è manco uscita quella e comunque non ho fatto più niente. Ah, zero. No. Mm. Hai capito, c'è cioè, tantissimo. Mm. Quindi, però, nel sì, frattempo, sì, che sì. tu che facevi in quel momento? Allora, eh, io cercavo, cercavo, fallivo con i videogiochi e contemporaneamente ho aperto il mio primo studio design. Che partiva prima come Resonant, poi si è chiamato Chimp, e poi dopo di, dopo, solo dopo, studio Brutus. Con cui facevo uh, interaction design applicato alla comunicazione. Per te, un'altra grande designer alla fine, sì, allora io, definito... io, sono, io, io mi sono formato come product designer all'Esia mm. di Roma, dove adesso insegno, e, però eh, la verità è che io non ho il pelo sullo stomaco per mettere al mondo prodotti fisici. Mi dava sempre l'idea che stavo preparando altra monnezza da mettere al mondo. E quindi questa cosa qua mi ha portato a dire: No, io forse sono per la progettazione immateriale. Quindi mi interessava il software, mi interessavano le interfacce, mi interessava la grafica, mi interessava la progettazione grafica in generale. Mi Questo, sono specializzato su quello, però ho studiato, una... studiato prodotto. studiato prodotto, e quindi un... il tuo ritorno a quel punto. Al fumetto, fumetto, cosa è stato? È stato Golem, possiamo dire, oppure, oppure, oppure no, sono stati super amici. A... Sono stati super amici perché la fortuna è che io abitavo con Pira quel periodo e quindi ci siamo frequentati un po' con Michael. Con Ratiger, conosciuto tuono, e, e da lì poi è iniziata. Loro mi hanno proprio coinvolto in verità. Eh? Cioè. Per me è stata proprio un'abduzione quella dei super amici. Cioè, nel senso, mi hanno preso e mi hanno detto fai i fumetti con noi. Mm. E, e gli devo un ritorno al fumetto proprio, nel senso, se penso quanto aveva prodotto già Michael, no? Michael, sì. a, a tutt'oggi credo sia uno degli artisti più prolifici sulla faccia della Terra. <ride> Però mi sa che sta per raggiungere Shinomori e ancora uh, non, non, non è morto. Quindi dico: la cosa che è incredibile è che io penso che uh, il lavoro su, uh, che loro hanno fatto sulla mia uh, carriera, è stata fondamentale. Gli devo tutto ai super amici. Mm. Sono e stato poi ti è venuto quindi di cominciare a dal pensare signor. a un progetto un, un attimino più. Cioè, esempio, Golem poi come ti è, ti è nato tra le mani? Ma allora, Golem nasce eh, da lontanissimo. Perché mh, Golem è un uh, libro che io avevo cominciato a scrivere addirittura al liceo. Cioè ho cominciato mm. a buttare giù le prime idee, poi Nisia mi era. Diventata la palissiana, una serie di, di, mi hanno diventato la palissiana una serie di tematiche che mi interessavano il rapporto fra l'uomo l'industria, l'utilizzo buono e cattivo della tecnologia, tutta questa roba qui. E poi io ho lavorato con uh, alla storia di Golem con un mio amico che si chiama Emanuele Sabetta, con cui uh, noi abbiamo poi alla fine tirato su tutto l'impianto narrativo di Golem che vedete nel libro, no? È opera come dire di un, di un lavoro di staff. E, perché l'idea di base era quella di farne una serie a fumetti. Questa serie a fumetti ha avuto il primo episodio pubblicato su una rivista dei Super Amici che si chiamava Picnic, un free press a fumetti, eh, che è uscito in un numero soltanto. E, e lì c'è questo primo episodio. La verità è che poi io mi sono reso conto piano piano che non riuscivo proprio a tenere lo standard della serializzazione e soprattutto cominciavo a capire che non esisteva modo di serializzarlo in Italia quel fumetto, perché non c'erano riviste, non c'erano spazi per pubblicarlo. Chiusa anche Picnic, io ho gettato la spugna e, e ho provato a ragionare sull'idea di farne un libro, a quel punto ci siamo divisi con Emanuele perché Emanuele con la forra può fare una serie, e... E quindi poi ho tirato fuori eh, questa specie di, di versione alternativa, appunto, della storia che è quella che poi è finita sulle pagine del libro di Bao. Che tu hai proposto direttamente a Bao? Oppure, come dire, ti sei eh, cioè, anche un po lì, meglio? Allora, ancora, io vorrei che fosse chiara contrario... questa cosa: io sono, io sono un miracolato, ok, letteralmente, <ride> proprio perché è Bao che mi è venuto a chiedere, eh, infatti. Vabbè, se ti è venuta a chiedere, ci sarà un motivo. Vabbè, però <ride> sì, la base sì, 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 esatto sì. Di, di, allora, di quelle cose anche che già c'erano state con i super amici. Sì. sì, allora, la Mi storia è questa la, cosa. la storia è questa. Golem sarebbe dovuto mm. uscire prima con la nostra editrice, che era Silvana Gherzetti Garzetic, che pubblicava Hobby Comics. Mm. Eh, mm. Poi, eh, come dire, il, ho avuto una proposta anche da eh, Coconino. Mm. Igor voleva pubblicare Golem, mm. e eh, avendo avuto anche l'offerta di Bao, mm. mi sono trovato in una situazione di poter scegliere, che è una roba mh, notevole, ok, per certo. uno che non ha fatto niente soprattutto, quindi diciamo che era più la fama no? della sostanza da questo punto di vista, e, e quindi potendo scegliere, ho scelto Coconino, sì, scusami, ho scelto, ho scelto Bao, perché eh, Bao offriva al, mi offriva un pubblico che era quello che cercavo, ok? Nel senso, eh, Coconino aveva dentro tutti quei nomi no, di cui ti ho parlato prima, cioè c'era Passato Stefano Ricci, aveva una un pedigree come casa editrice che faceva leva sulla mia infanzia, la mia formazione, no? Però Bao era proprio la, la roba nuova che cercavo per una uh -huh. cosa come Golem. Cioè, Golem doveva essere un oggetto nuovo, no? E, uh -huh. e, e Coconino si presentava con la carta giallina, con l'idea di libro uh -huh. antico. Cioè, Coconino un po' sfruttava quest'idea del fatto che quando tu vedi un libro, ti sembra che ha già superato il test del tempo, no? C'era proprio questo effetto psicologico fichissimo che si era inventato Igor, no? Dice, facciamo dei libri che sembrano già uh -huh. vecchi, perché così ti fidi a comprarli, no? Cioè è una roba secondo me Dipende geniale. Dipende sempre dal pubblico a cui fai riferimento, giustamente. Eh beh, e lui faceva, faceva riferimento a un pubblico che poteva pagare, no? Per un libro da 30 euro e quindi parlava a un pubblico adulto, parlava a un pubblico diverso da quello di eh, non faccio un esempio dei manga, o cioè ragionava su una logica molto, come dire, eh, lucida da questo punto di vista. Cioè si posizionava dove stava la libreria di varia, proprio, veramente. Eh, bisogna bisogna, come dire, dargliela questa, questo merito, certo, assolutamente certo. perché è stato di una bravura eh, sconvolgente. No? Eh, sono Deve stati anche proprio praticamente i primi a riaprire il mercato. Del, oh, del... E ci tengo a dire, da quel punto di vista, perché pure come autore è incredibile, eh. quindi, eh, come dire, eh, eh, su quella cosa lì no? ha, fatto, ha fatto scuola, no? ha sì, aperto sì. un filone industriale che non c'era quindi, Mentre BAO, invece, diciamo, è una linea un po' più giovane, diciamo. Esatto, BAO invece mi sembrava più compatibile con, con il tipo di posizionamento. Io avevo un'idea di un libro doveva sembrare un po' una device, una roba strana, volevo farlo, che parlava col digitale, con tutta una serie di cose. Quindi, Coconino, semplicemente, mi sembrava fantastica, ma proprio sarei sembrato una pecora nera sì. all'interno di quella roba lì, capito? Sì. E eh, in più non ero neanche per niente sicuro, cioè a margine non ero neanche molto sicuro di voler stare nella stessa casa editrice di autori che per me eh, sono eh... si sì, capisco perfettamente questa sensazione eh, sono una cosa che è un po' di più di miti sì, personali sì. cioè sono una roba che già è gente sì. che sì. se la guardo negli occhi prendo fuoco e muoio perché non si può tu volevi <ride> la tua strada come, come te, esattamente, capisco, esattamente. capisco questa cosa perché io ho schivato nonostante ovviamente ci, 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 ci si conosca da, da un'eternità con, sì. con Igor e che quando uscì la Coconino era esattamente rappresentava quello che io volevo fare, eh, però ho schivato tantissimo di lavorare con, con lui, cioè per anni, proprio per anni, con anche delle cose di cui si parlava e eh, però a me mi spaventava i famosi mostri sacri con cui magari ecco, tu. Invece tu ricordo giovani. perfettamente quando passai, appena uscito Golem, perché era uscito da pochissimo, forse un mesetto, da, a, a Milano. Proprio dalla. Alla redazione BAO, e ricordo, cioè, io in quel momento era un momento in cui neanche avevo saputo, quindi ancora che ero uscito, devo dire, nella mia totale follia. Mm -hmm. e, io, anzi, e ricordo Michele che mi fa: Questo sono sicuro che ti piacerà, e... <ride> eh, eh, no, ma... perché conoscendomi no. anche ovviamente per determinate. Cose che abbiamo, diciamo, vissuto in comune nel nostro background, e bacino a cui abbiamo attinto. Insomma, quindi quello è stato Golem, che per chi non lo sapesse, visto che c'era gente in ascolto, appunto a cui sono seguite, eh, a, cui, a, a cui sono seguiti altri lavori, ma soprattutto poi della tua carriera multiforme, magari mi piacerebbe farti qualche domanda dopo, però arriviamo un attimino al subito all'ultimo. Certo volume, anche perché cioè, tu prima abbiamo di tematiche che ti erano già simpatiche, diciamo così eh, in epoca liceale che, che dicevi anche per, per Golem che per certi versi ritroviamo anche, sì. anche qui stiamo sempre parlando di Invece, per però... me è importantissimo, secondo me, cercare di capire io ti faccio una domanda al contrario perché sono sicuro Vai. che la domanda dritta te l'hanno fatta sempre tutti cioè eh, chi ti ha appunto influenzato, chi... cioè quelle, quelle cose che magari possono essere relativamente più evidenti, che però io anche da autore so bene che spesso magari non sono davvero l'influenza diretta del, del prodotto. Eh, e quindi cosa c'è invece in quello che tu fai che non si vede, che magari invece eh, è spunto di un tuo di un altro tipo di influenze che tu puoi aver avuto ma che poi tu hai assimilato, perché poi ricordiamo anche sempre questa cosa, ogni volta la gente quando legge le risposte delle influenze sembra sempre che uno lo faccia quasi come se fosse una citazione o una cosa diretta che tipo tu devi fare perché sei influenzato da quello lì, invece si parla di assimilazione, c'è nel tuo caso che quello che... No, ma questo invece è proprio un errore di rip... Cioè c'è un'assimilazione al 200% delle cose che sì, fanno sì, sì, parte sì. che tu hai assimilato e, qu e quindi quali sono quelle altre cose? meno palesi no. magari. Ma certo, ma la guarda, sai qual è il punto fondamentale? Prima di tutto mi piacerebbe no, che venisse proprio analizzato il concetto di citazione. Cioè, io sento parlare spessissimo di citazioni nei prodotti pop, no? Uh, e un po' uh, come sinonimo di easter egg, però. E non sì. sono la stessa cosa. Cioè, no, e soprattutto citazione e... Uh, come dire, uh, ispirazione o uh, base, la cultura di riferimento, sono delle cose molto diverse fra di loro. La citazione significa che tu prendi una cosa e la citi, cioè letteralmente prendi un pezzo di una roba e la introduci nella tua opera, no? Io per esempio in astrogramma cito Leopardi, c'è proprio un pezzo dello zibaldone di pensieri dei Leopardi dentro astrogramma. Okay. Quella è una e, citazione. Sì, si cita, sì. Ancora una citazione, se no la citazione non è una brutta copia o un uh, appunto un gomitino per dire mm -hmm. ti piace anche a te questa cosa qua. Io quella roba non la faccio mai. L'ho fatto in un paio di occasioni che non ho ovviamente notato nessuno perché erano le uniche citazioni vere. Ad esempio ne, sono un sicuro, ne sono <ride> ne sicuro, ne sono sicurissimo Infatti, ci sono delle citazioni anche piuttosto la lapalissiane però non le ha viste nessuno perché sono meno note, mentre invece uh -huh. diverso è quello che è il tuo background culturale. Esatto, cioè, La cultura di un artista è una roba diversa da... Eh, cioè non è che Caravaggi, Caravaggio citava Carracci, era il suo... Vivevano insieme, faceva parte delle basi del suo... Il tuo background si, si, culturale. Si guardavano l'un l'altro, no? cresci là dentro e quindi quella cosa là fa parte del... Del clima culturale, no? Oppure di, di un artista. Io, francamente, come dire, ancora sentire il discorso su ah, eh, il manga, il Giappone, allora vuol dire che. Eh, cioè, sì, nel senso, vuol dire, The siamo ogre. in un mondo di influenze. Ma io ci ho fatto un TED su questa cosa, eh, lo trovate su YouTube, cercate disegni fatti male, TED, l'RMZ lo trovate. Sono 18 minuti in cui spiego sostanzialmente che. L'influenza fra occidente e oriente sono una roba che va avanti da infiniti anni e fa avanti e indietro da una vita. E allora la gente che, ti, ti, che mi dice: Ah, eh, i disegni ricordano Otomo, però Otomo è il più francese dei giapponesi. No? E quindi si rifà a Moebius, Moebius si rifà a Hergé, Hergé guardava il giapponismo. Mm -hmm. cioè, sì, è tutto fluido. Questa metti, cosa la metti, la metti, non esabatto, è chiarissima. No? Spesso. Negli occhi dei lettori, soprattutto dei lettori, chiamiamoli brandizzati in un'unica fascia, magari certo. di, di cose no, che, che magari leggono. conoscono dieci anni del fumetto e non sanno cosa è successo già negli anni '70, o magari conoscono tempo. solo quel determinato perché è come quella cosa quando mi dicono: Ma tu, tu che leggi, Dico, ma a te piace il fumetto italiano? Poi magari c'è cioè, una ma domande che non capisco. Ma poi scusa, a te ti verrebbe mai di andare a dire a Tezcla, <ride> ma tu a chi ti rifai a Disney? Esatto. esatto. Cioè vogliamo dire che Tezuka è uno che, che citava Disney? <ride> Tezuka è uno che si è, si è scelto la sua forma guardando quello che c'era nel mondo ha preso le cose che gli piacevano di più okay? e le ha usate. Sì, sì. Cioè, questa, e in più è uno che ha creato un linguaggio preciso a partire da quella roba lì cioè è chiamato il dio del manga cioè non viene chiamato il dio dei disneyani o dei citazionisti Disney. <ride> esatto, certo. quindi certo. voglio dire francamente mi sembra un approccio un po' Sterile eh, no? Infatti, quindi... quindi ritorniamo appunto a quello che, che ti chiedevo, appunto perché la seccatura è quando si dice eh, tu uh, assomigli, puoi citare sì, quello sì, che sì. è. Invece, in questo background, che quindi ci sono sicuramente dei nomi noti che sono stati ripetuti anche da te adesso, come può essere uno tomo, come eh, a volte viene detto Migazaki, però c'è sicuramente eh, tanto altro che non è neanche legato al fumetto. Sicuramente, no. no, no, no. Ma infatti, ma guarda, allora eh, cioè, se vogliamo fare un, una serie di nomi che sono meno sulla bocca di tutti, ecco. Se vogliamo partire da se vogliamo fare il vero background culturale che c'è dietro al, al sistema visivo di Geist, allora, prima di tutto, ci tengo a dire una cosa perché parlo di sistema visivo? Perché io quando faccio i libri, eh, lo stile lo reinvento tutte le volte cioè uh -huh. i miei libri non sono nessuno uguale all'altro da un punto di vista grafico e parto di solito con degli obiettivi eh, narrativi che hanno bisogno di soluzioni tecniche specifiche okay? nel caso di Geistmaschine io sapevo che volevo avere all'interno della tavola una serie di elementi che sono il disegno più puro possibile cioè, e per disegno puro intendo un'onestà nel rapporto fra la linea e eh, il significato, ok, di quello che voglio portare fuori, più immediato possibile, più semplice possibile, ok? Dall'altra parte volevo l'immersività delle mie capacità, quindi diciamo tornando alla linea, scusami, una linea calligrafica per il disegno, ok? Dall'altra parte volevo l'immersività dei fumetti pittorici ad alta intensità visiva con cui mi ero formato uh, nella mia adolescenza, quindi argentini, francesi, americani, uh, pittorici, inglesi, insomma, tutto quello da Corbin, Beasley, o anche Sid Mead, o uh, chi vuoi tu, insomma. E, e quindi già volevo tenere insieme questi due estremi, no? le mie due anime, o quella più pittorica e quella più grafica, okay? se vogliamo e eh, in più volevo che fosse, eh, eh, avesse dentro tutta una serie di caratteristiche che eh, avevo adorato anche da medium differenti, no? Ti faccio dall'animazione ad esempio, per dire, io trovo che l'animazione abbia prodotto questo doppio livello di comunicazione fra figura e sfondo, che è un incidente meraviglioso, no? Perché nasce da una mm. necessità tecnica di fare tanti disegni sì. sui personaggi, avere disegni di background statico. E quindi statico. i disegni più semplici dei, dei, dei personaggi, cioè più semplici chiamiamoli con le colorazioni esatto. piatte. Però la verità è che poi, no, se lo andiamo ad analizzare dal punto di vista di linguaggio, è una roba micidiale proprio in termini eh. di, di, di efficacia narrativa. Sì, no? sì, Quindi mi intrigava tantissimo quella roba lì e avevo studiato tantissimo. Pure c'è un gatto bellissimo. Sì. Il suo... eh, dicevo, questa cosa qui, eh, avevo cercato no, di. Sistematizzarla. Infatti, ho fatto anche dei test di Geist in cui ho provato a fare proprio degli acetati per fare mm. le tavole, però non funzionava da un punto di vista tecnico. In più non volevo che sembrasse proprio un anime comic, non volevo che ci fosse come dire la mimesi stupida no? di, un, mm. uh, di un medium all'interno del fumetto, e in più soprattutto volevo che fosse più fumetto possibile, come dicevo, più calligrafico possibile, quindi senza questo problema di dover separare la figura dallo sfondo, non mi intrigava più. Vabbè, tu comunque cui... hai avuto una, una crescita tecnica che continua a esserci, che è esponenziale. Sono felice ed è a dir poco impressionante. Grazie. Questo bisogna dirlo. Cioè, sempre sottolineando il discorso che delle, della fluidità, e che quindi è bello dire dei nomi che ci hanno fatti, ma contemporaneamente invece tu sei assolutamente Lorenz al, al 200% in maniera Sono eh, totalmente. Riconoscibile anche nelle varie cose, quando poi hanno degli approcci un po' diversi. Io penso alle copertine del confine, ad esempio, certo. o come quando hai fatto eh, il poster cinematografico, come quando hai lavorato eh, su altre cose. Tutto questo senza falsità, diciamo così, davanti agli occhi di tutti, perché una delle cose più interessanti, che magari alcuni non sanno, qui è che tu praticamente disegni. Hai, hai, fra l'altro, hai fatto tutto il volume in diretta su, sì, su Twitch. Su Twitch. Interamente su Twitch e ancora tutto su Twitch. Se andate sui contributi, sui contenuti, eh. quelli in evidenza, ci sta dalla prima all'ultima. Sì, si vedono quelli, si vedono anche altre cose che tu hai tenuto. com'è stato per... lavorare su Twitch poi alla fine. È una, un approccio Bellissimo. Un po nuovo. <ride> Bellissimo. Io ti posso chiedere se tu l'hai utilizzato eh, come, chiamiamolo così, stimolo costrittivo a Assolutamente stare sì. Sì. Sì è una cosa importantissima perché diventa come aprire un negozio tutti i giorni alla dottora la dottora, c'è sì. l'ora di break cioè che quindi ti alzavi di meno perché in realtà tra virgolette c'era qualcuno che guardava e così tu oppure sì. è proprio perché sei concentrato è una cosa molto bella il fatto Intanto che comunque... ho messo il tuo link al tuo canale Twitch insieme. così ti possono seguire mentre fai questa che, che è veramente la realizzazione di un fumetto in diretta Esatto occhio okay, c'è una V di troppo nel link eh? ecco, me lo sbagliavo ci sono avuti troppo dicevo il punto è, è sicuramente un fattore quello lì cioè l'idea di avere, di, diventa un po' più un posto di lavoro no? è una cosa molto bella e, mh, e poi soprattutto mi, io, diciamo, ho un po' un problema a dire di no eh, a tutta una serie di cose il fatto di stare in streaming mi permette di dire sono impegnato non posso seguire altre cose. In questo momento ho da fare, ho 50 persone che mi stanno guardando, non posso interrompere. E questo ha messo in priorità assoluta il mio lavoro da disegnatore. No? Sì, 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 chiarissimo. Sono dei piccoli giochi psicologici che uno fa e invece con se le... stesso. Il ritmo adesso della trilogia, perché è una trilogia, questa, uno, uno Quindi tu sei già eh, in. Eh... Al lavoro in che eh, sì. del secondo? Sì, 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 Sono in scrittura, ma, ma mm. cioè, la, la storia ce l'ho tutta di tutti e tre i volumi. però adesso sto facendo il lavoro di, eh, diciamo, sto sbrogliando la matassa narrativa nella sequenza corretta per una specie di primo storyboard. storyboard molto rozzo. Io, io lavoro faccio due storyboard. In realtà: uno in cui mi assicuro che la storia funzioni. Veramente disegnato, cioè come i name giapponesi, no? Quindi quello storyboard in cui i personaggi sono quasi stick figure, li capisco solo io, ok? Uh -huh. E poi faccio un lavoro che è quello invece di fare lo storyboard della vignetta della pagina, scusami. In cui ah. capita spessissimo che io vada a ripensare le inquadrature che ho fatto uno storyboard originale. Cioè, per cui, ma è la cosa interessante è che questa cosa funziona particolarmente bene perché è uno storyboard che io finisco e che poi rifaccio da capo uh, magari dopo un mese. E questa cosa qua mi permette di rileggere la storia come se la vedessi per la prima volta, mm. e vengono fuori tutte quelle cose che magari fai di getto e che sono profondamente stupide. No? Quindi che lì per lì ti sembrano giustissime, magari non ti accorgi che il ritmo del fumetto si ripete troppo, uh, magari hai utilizzato dei pattern narrativi di cui non ti sei accorto, finisci sempre per fare la stessa cosa. Cioè ci sono proprio delle cose che non vanno. Nella prima stesura. Delle altre che invece sono eccezionali perché hanno proprio la natura di avere l'impronta no, del primo gesto, cioè della cosa proprio che, che vuoi fare magari da due anni della tua vita e quindi mh, hanno quella forza no, primitiva okay, che è bene non perdere. Quindi. È, una, è, una, è un sistema ridondante no? con una parte, una parte diciamo, più razionale, una parte più emotiva no? che si uniscono e poi viene fuori questo finalmente. Questa specie di Quello lo leggi solo tu o lo passi subito? Già in quella fase provo a farlo leggere a quante più persone possibile, mm. proprio divento insopportabile. L'editor, quanto interviene in senso stretto? Interviene perché chiaramente da lì me lo dice se la storia gli interessa oppure no, generalmente. In particolare, poi dipende, ci sono vari approcci. Ad esempio, Michele Foschini è un editor che ama eh, leggere la parte più astratta, quindi, quindi la primissima. Già, sì, sì, ma quasi quando è ancora solo testo. Ok, mm -hmm. Mi piace sapere la storia qual è. Mm -hmm e poi gli piace vedere la cosa finita. E se la cosa non va, la corregge quando è finita, che tu direi, ah, ma è una roba completamente, no? Eh, qual è il termine? Eh, inefficiente, no? Perché ti costringe a rifare magari dei grossi mm -hmm. blocchi del lavoro. Però è interessante perché lui ti dà proprio l'opinione sul libro, a quel punto. Mm -hmm. Invece se Ciao, tu lo io... leggi in continuazione, mentre si evolve, eccetera, poi perdi quello sguardo da prima lettura che è una roba Però c'è qualcun altro che ti segue nel sì. durante. Mm. Sì, ovviamente sì. E quindi questa cosa qua ha un. Uh, è un doppio modo, no, Di vedere le cose. Noi siamo abituati, no, col mito dell'editor giapponese che <ride> dorme con te, fa le cose. Sì. Con te. Eh, però l'editor che vive con te non è obiettivo alla fine, capito? Perché non riesce a vedere il libro per la prima volta come lo farebbe un lettore. Vabbè, e anche perché qui si, si tratta di un'opera, diciamo, completa, mentre in quel caso si parla di serializzazione. Quindi è per quello che c'è quel tipo di. Eh, di vita... però considera che Geist Machine, se tu vai a fare un conto delle pagine, sono comunque tre tankobon belli grossi, equivale a un seriale di tre anni, eh, comunque non è mm -hmm. proprio. Cioè, nel senso, non, sono, non è poca roba, capito? Voglio dire, da quel punto di vista quindi... l'idea di questa storia molto è dovuto. I tempi sono proprio maturi perché parli comunque di un mondo che è in decadenza è molto distopico. Quindi, un mondo che in un momento come quello della pandemia è proprio ad hoc. Sì, eh... sì, mi ha mi fatto un po' soffrire questa roba della pandemia, sai? Perché, ovviamente, per la, per la natura della pandemia, ovviamente, che è una tragedia immane. però dico, nella, da autore, eh, nella mia miseria. Di artista che sta lì, che fa le sue cosine. E che io questa storia l'ho consegnata a Bao nel 2013. Quindi <ride> che pandemia, che la pandemia è... era solo nella, non, cioè, era impossibile da prevedere. Esatto. Quindi la cosa che mi ha colpito è il fatto che mh, quando cominciava a configurarsi eh, tutta la situazione, mi sono detto: Caspita, eh, non poteva esserci un momento peggiore lì per lì, mi sono detto, no? Mm. Perché questa cosa sarà sul. Ne, diventerà un tema sulla bocca di tutti e invece poi a lungo andare ho proprio riflettuto sul fatto che è un vantaggio enorme, un vantaggio no, enorme beh, comunque peraltro comunque... non è poi così diciamo ingombrante, non sembra davvero una cosa che no, viene no. quasi dal periodo che, che stiamo vivendo no no, no 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 infatti però è anche vero che se tu vedi adesso c'è un, un, un fiorire incredibile di storie sì. postumane e, post apocalittiche ormai è un classico diciamo sì però è anche vero che questo significa magari riuscire a dire una cosa cioè ti faccio esempio banale ma non è per fare paragoni qualitativi è eh, per farti capire cosa intendo cioè negli anni 80 i film di fantascienza hanno fatto il boom no Ciò non vuol dire che guerre stellari e alien non debbano esistere, cioè sono due uh -huh. film dell'avventura nello spazio con gli alieni, i personaggi, però ognuno ha un taglio molto particolare no? e ognuno ha il suo uh, modo di affrontare la cosa, no? Dark Star o 2001 o beh, 2001 è molto prima, però quello che voglio dire è che lo stesso tema lo puoi affrontare in un sacco di modi diversi. E anzi, anzi, la sfida è ancora più divertente nel senso più stimolante, esattamente. esattamente. Talmente sia sì, una cosa che ci tengo a dire tornando al discorso prima, no? dicevi delle citazioni, una roba che mi ha molto colpito no? leggendo alcune analisi del libro. No? E che tutti citano Conan, il ragazzo del futuro, giustamente okay? perché Conan, il ragazzo del futuro, è uno sicuramente dei, eh, dei punti di riferimento. Eh, come dire. Eh, proprio da un punto di vista della tipologia dell'opera. No? Ci sono tanti elementi no? che ritorno. Però quello che mi colpisce è che, come dire, se tu analizzi Conan il ragazzo del futuro e Geistmaschine, dicono sostanzialmente l'opposto. No? Cioè, se tu vai ad analizzare come si comportano i personaggi, sono due storie proprio drasticamente... No, ma io rilassi. infatti allora, ti devo dire sempre. che... Che tra quelli che vengono appunto costantemente nominati, che è Conan, sì. io a parte un tipo di interiorizzazione visiva di alcune cose, in realtà proprio davvero non ci trovo praticamente niente. Cioè, sembra quella classica, appunto, cosa che sembra la più facile, evidente, e che invece esatto. secondo me non lo è affatto. No, ma invece, secondo me, riferimenti a tanta opera di fantascienza, anche giapponese, esatto. ci sono, eh, è in dubbio, e Conan, in effetti. Può essere che ha una prima lettura delle prime pagine, secondo me, ma poi dopo si mm -hmm. cambia perché è proprio un altro mondo. Anche, eh, a sì, me sì. mi ha ricordato anche un po' Zardo, tutti quei, quella fantascienza. Ah, fantastico. Sì, sì, sì. sì. Ma guarda, ti dico. Io mandato, ho mandato, ho caricato qui, adesso ce l'ha sì. Alessandro se lo trova. Ti posso dire solo una cosa, e... così concludo e... sulla roba di Conan, perché ci tenevo eh, proprio. Il punto fondamentale, poi, che, su cui uno deve ragionare è per metterla su un piano artistico autentico, no? che dovrebbe essere il modo di affrontare queste, queste tematiche, è che Conan è comunque un'opera giapponese di 40, un no, eh. di 40 anni fa. Ma eh. No, ma di 40 anni fa. Tra l'altro, no. Voglio dire, io non mi ritrovo nei valori di quell'opera, nonostante la ritenga fantastica. Ok, e io voglio mettere i miei valori di oggi dentro a questo, a questo mondo. E quindi, come dire, è chiaro che ci possono essere delle influenze, no? però, spesso e volentieri le influenze sono interessanti proprio da andare a vedere in una logica di dialogo fra le opere. No, cioè, sono delle opere che dicono delle cose che, appunto, ti ripeto, sono molto diverse, anche perché io, come dire, credo che sia giusto che la mia generazione affronti l'argomento da un altro punto di vista che non può essere quello di un giapponese di 40 anni fa. Capito che dico? Cioè, sì, però... sì, è che fra l'altro, ecco, questo diciamo colgo l'occasione per una cosa che avrei voluto dire dopo, ma che è, è, secondo me, uno dei, degli elementi più importanti, dato che stiamo parlando di qualcosa che esteticamente ha un certo tipo di lettori, potrebbe sembrare familiare per, per a chi magari appunto piace l'animazione giapponese, in questo momento abbiamo un pubblico che chiaramente è perfetto certo. per fare questo discorso. Eh, invece il fatto che questa interiorizzazio interiorizzazione che, che stiamo cercando di fare capire fin dall'inizio lo porta anche nella trama del, dell'opera stessa, che non è solo sì. il discorso che dicevi del tuo poi modello, ma anche c'è una italianità forte da, da, da questo punto di vista, nonostante ci sia eh, poi quel tipo di influenza fluida che, che, che abbiamo detto che, che poi... Eh, C'è un autore che mi ha fatto scoprire che, che dirò dopo, però sì. la cosa più bella è proprio quella: è quella del non scimmiottare quella cosa lì, ma farla tu al 100%. Ad esempio, Guarda, ti dico di più. dire un nome, sì. un'altra cosa a caso che sì. non fatta da te è il tipo di sensazione piacevole che io ho provato quando ero uscito, ad esempio, l'attica di, di Giacomo, eh, per, di Giacomo per dire. Cioè, certo. Che addirittura in quel caso riproponeva pure un formato, ma che contemporaneamente, però, non era invece semplicemente fare la storiellina Una cosa che sua. ne so, sì. secondo gli stessi identici stilemi di, 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 di uno standard da, da Shonen Jump. Come... io Perciò, voglio fare queste serate perché voglio interessare il pubblico del manga. Mm. Eh, però limitare a dire assomiglia a qualcosa che voi conoscete. E eh, sì, quello è estremamente vero. limitante. È non è, non limitatevi a questo, ma può essere davvero una. Invece, facendo che, scoprire eh, no. un autore giapponese che io non conoscevo, e eh, che eh, tu mi hai fatto scoprire in un'intervista che io ho letto quando tu hai fatto. Eh, quando è uscita per Fumetto sì. eh, ho mandato un po' di immagini ad, ad Alessandro perché chiaramente io quando tu l'hai citato, io non conoscendo, me lo sono andato subito a cercare. Eh, e ti ringrazio perché è stato assolutamente sorprendente. Se ti ritrovi il file, lo no, puoi fare. Potevo, se me lo riesci a mettere qui, perché purtroppo eh, non dovrei averlo credo. caricato mm -hmm. su. Nel frattempo che tu lo senti faccio una domanda a Lorenz che viene dal pubblico che ti chiedevano come hai eh, studiato il mecha design eh, comunque all'interno del fumetto, perché i robot sono una parte consistente della storia. Sì, allora, dunque il mecha design in Geistmaschine ha una storia sorprendentemente precisa, perché eh, io ovviamente come tutti... Eh, gli amanti di fumetto e animazione giapponese eh, sono ossessionato dal mega design ho i miei mega designer preferiti ho le mie divinità assolute in particolare in cima metto shoji kawomori che è il mio preferitissimo in assoluto Eh beh oh, alti livelli qua <ride> il best one proprio e, ehm, ed è ovvio che eh, quindi, come dire, ero partito no? con un'idea del mecha design eh, contemporaneo, no? con questa idea super complessa, l'ipertecnicismo la... in tutte le forme, i rapporti 70-30 fra le superfici carrozzate, le parti tecnologiche, quell'idea dei mecha che quando li tagli col coltello no? sono pieni di roba che non si capisce che cos'è. <ride> sono come dei dolcini. Invece qui sono vuoti. Spoiler, però... E, vabbè, invece qui qua sono, sono <ride> vuoti, esattamente. Sono <ride> vuoti e ci sono arrivato a questa conclusione. Per un, con un percorso estremamente specifico, perché tramite. Allora, nasce tutto da Golem perché con Golem io sono stato contattato dall'IIT, che è l'Istituto Italiano di Tecnologia, per andare a fare eh, degli incontri e per parlare appunto sulla progettazione di mondi del futuro. e L'IT è un istituto specializzato in robotica umanoide. A margine fra le varie cose che fa e quindi sono rimasto colpitissimo dai loro lavori di robotica. e Quando sono entrato in Isia come docente ho creato un ponte di, di connessione fra la mia scuola di design industriale e l'IT per avere dei workshop di robotica a scuola da me. e La cosa interessante è che questo è successo e quindi io mi sono beccato dei workshop di robotica come docente, stavo lì e mi sono beccato i workshop come i miei studenti. E eh, ragionando, diciamo, sui principi eh, sorprendentemente eh, semplici su cui si basa la robotica umanoide eh, dal punto di vista strutturale, la robotica um umanoide vera. Eh, sono arrivato alla conclusione che questi robot sono effettivamente delle scatole vuote. Perché un robot umanoide, come lo concepiamo oggi nella realtà, è composto da una serie di giunti motore che possono ruotare uno sull'altro, diciamo, non ruotano in un verso, sono disposti con varie rotazioni per avere i più uh, assi di libertà possibili. Ok, e uh, però fra un motore e l'altro il braccio che unisce il motore in realtà è un esoscheletro, cioè è un barattolo vuoto in cui passano dentro solo un filo di alimentazione e un filo dati. Mm. ok? Quindi, tecnicamente parlando, sono delle strutture vuote. Okay? E l'idea nostra è... È appunto il robot che si vede nel fumetto, così capiscono di cosa stiamo parlando. Esatto. <ride> e la cosa interessantissima diciamo di questo tipo di, uh, di struttura è che su un robot piccolo a misura d'uomo questi vuoti chiaramente risultano... Poco notevoli perché soprattutto per il torace di robot dove dentro c'è tutta la parte elettronica, ok, quindi c'è anche un computer, sua schede madre e quant'altro, diciamo, il torace risulta pieno di tecnologia. Se uno vede ad esempio, robot piccoli come i Cab o Centauro, o, insomma, i robot IT sono pieni, di, pure quelli Boston Dynamics, no sono pieni di roba tecnologica nel, nel torace, però, se noi ingrandiamo il corpo di questi robot, l'elettronica non è che si ingrandisce, rimane piccola e quindi vuol dire che se io prendo un robot come un robot di Boston Dynamics e lo faccio diventare alto 40 piani è una scatola vuota. Sì, fantastico. In effetti è una cosa è una prospettiva no? nuova meravigliosa. Esatto, e quindi la cosa che mi ha eccitato tantissimo di questa possibilità è che io quando ho fatto i primi disegni di queste Machine sono dei disegni in cui avevo i ragazzi nelle loro abitazioni e questo rottame, no? E non mi tornava questa roba qui, perché mi dava un fastidio il fatto che fossero slegate le due cose eh? da morire. E quando ho scoperto che potevo trasformare il robot in una location abitabile. Questa cosa mi ha veramente cambiato la prospettiva. Uh -huh. Quindi, buona parte della storia nasce da una conclusione progettuale, cioè mega design uh -huh. è diventata scrittura. Ma modo. la storia già c'era in quel momento in corso, sì, sì. nel senso, quindi, questa è proprio la cosa. L'avevo proprio scritta. Momento di grande rivelazione che ti aiuta sì, tantissimo sì, a svilupparlo sì, poi. sì, certamente. Ed è stata una roba frutto comunque di una ricerca di anni. certo Quindi, insomma. Questo perché così si capisce che un fumetto non nasce, dice l'editore vuole un nuovo, un nuovo fumetto, inventa qualcosa, no? Sono anni, tu dicevi, dal 2013 no. che ci stai pensando. Mm -hmm. anzi prima perché l'hai consegnato la prima volta nel 2013 esatto il soggetto, il soggetto sì, sì. immagino consegno... la cosa interessante della mia storia con Bao è che io nella nostra prima riunione ho consegnato Golem, Geistmaschine mm. e Astro Gamma <ride> fantastico sì. quindi okay. si doveva poi decidere da dove partire abbiamo cominciato con Golem mm. ma poteva essere Geist il primo sarebbe ah. stato un problema perché <ride> il tempo ha aiutato Interessante, interessante. Ma eccoci, adesso ti faccio vedere. Provare, e Tu mi hai fatto scoprire Hiroshi Yoshida, eh, che è davvero è il eh, più bravo di imbarazzante. Nel... Facciamolo vedere e, e, e facciamo rendere conto alla gente che si parla invece di un illustratore di tantissimo tempo fa. Sì, lui è fine 800, inizio 900 ed è l'unico giapponese a mia memoria che con l'apertura dei porti dopo certo. il Sakoku lascia il Giappone e va a disegnare il resto del mondo con la tecnica dell'Ukioi, che, che è una roba, in... ovviamente disegna anche il Giappone in una maniera incredibile. E ha questo stile di disegno. Allora, questa è una cosa che bisogna precisare: la differenza enorme che c'è fra Yoshida Hiroshi e uh, Utamaro, Hiroshige o uh, Kōsai è il fatto che lui fa parte di questa seconda scuola, seconda ondata dell'Ukioe, che si chiama Shin Hanga anche, in cui uh, l'idea è quella che il disegnatore, l'incisore, l'inchiostratore non sono la stessa persona. Okay, mm. Quindi c'è un'idea di catena di montaggio che permette però una tecnica molto più sofisticata da un punto di vista grafico e quindi permette l'uso di più colori e, e di abbattere ovviamente i tempi di produzione su una roba che altrimenti sarebbe molto difficile da realizzare in un altro modo. Quindi diciamo che lui è molto. Uh, più strutturato da un punto di vista tecnico. Comunque è bellissimo, a parte che, che i colori io poi ci riconosco delle cose che di conseguenza ti piacciono e, e, e tu hai sì, assorbito. Sì. Una cosa che consiglio infatti al pubblico, che è facilissima, io lo dico sempre anche insegnando a scuola, sì. è vi piace un autore, cercatevi un'intervista di quell'autore. Ci sarà la classica domanda, perché poi quasi sempre c'è, dato che <ride> non hanno fantasia spesso e volentieri, che è quella, quali sono le tue influenze? Esatto. E citerà quell'autore che vi piace, cinque autori. Ok, andatevi a cercare quei cinque autori, che in qualche modo riconoscerete più o meno subito sì. qualcosa di quell'autore lì, ma la cosa più bella è andarsi a cercare delle interviste di quegli altri cinque autori, perché poi diventa una catena infinita sì, sì. dove poi anche le cose più lontane... Le cominci a riconoscere ed è bellissimo questo. Quindi, io qui in lui vedo delle cose che, che fanno parte anche di te. però poi ripeto, come dicevo prima, vedo te e non è che io vedo in te uno che in realtà attinge ad altri. cioè io vedo delle cose che sei tu. Ma, ma infatti, se le esperienze dei propri gusti. No, no, sì. ma poi c'è una cosa fondamentale. Io ho avuto un insegnante alla scuola romana di fumetti speciale mm. che si chiamava Paolo Morales. Un mm. disegnatore eccezionale che ci ho lasciati molto giovane e che eh, mi ha insegnato una cosa importantissima: e cioè, quando tu vedi una cosa che ti piace, non puoi dire che ti piaccia finché non hai capito perché ti piace. Eh, giustissimo. Ok, quindi e, e fin quando una cosa non hai capito perché ti piace non ti ci devi avvicinare artisticamente in uno spirito di emulazione, perché sarebbe un approccio superficiale, stupido, ma soprattutto finiresti per disegnare il lavoro di un altro disegnatore. Sì, Beh, la no? fotocopia mentre... della fotocopia. Esatto, sì. mentre invece quello che devi capire è perché questa cosa mi piace okay. e alla fine il motivo per cui certi disegnatori, nonostante hanno delle... Eh, come dire, eh, delle influenze anche molto importanti sulla bocca di tutti, eccetera, mantengono la loro identità e perché rimangono attaccati al disegnare quello che vedono, ma con la logica di quegli aspetti che gli interessano gli altri artisti. Cioè, io, ad esempio, di Yoshi dei Hiroshi trovo interessantissimo il rapporto che c'è fra lo spessore della linea, la quantità di segni, il rapporto col colore. E soprattutto la resa fotografica attraverso un disegno che è calligrafico, mm -hmm. no? quando tu capisci perché funziona nel suo lavoro, ti puoi prendere solo quello che ti serve, sì, sì. e non è che ti devi prendere certo. tutto il pacchetto così com'è, no? certo, cioè, certo. e, e quindi ad esempio, è matematica per dire... proprio è matematica. Eh. E la perché cosa interessante è che la formula per... com'è fatta, eh, è puoi certo. farne una tu, che è esatto. a quella ma che diventa tua. Esatto, per cui la parte tecnologica invece magari è sporcata con i segni di liberatore, no? Cioè, nel senso dipende uh -huh. da quello che ti serve, no? E, e, e la cosa eh. che è interessante è che la ricetta tua, no? Poi diventa unica proprio nel momento in cui, uh, come dire, riesci a, a far quadrare, no? Uh, tutti gli aspetti che ti servono. Quando ti dicevo all'inizio che per me è una roba di uh, stabilire una tecnica che sia conforme alle mie necessità narrative, mi riferivo proprio a questo, cioè è vero che ci sono tante influenze è vero che ci sono anche molte cose che mi sono inventato ad esempio per dire su uh, su questo fumetto c'è una tecnica che è quella di, fa di usare dei multipass come si fa nel 3D però su mm. carta cioè di fare il disegno a linea chiara, scansionarlo ritirarlo fuori dallo scanner, fare il chiaro scuro, riscansionarlo, aggiungere dettagli pittorici riscansionarlo in modo tale che quando hai le tre scansioni sovrapposte puoi operare con Photoshop regolando l'intensità di questi aspetti su un originale, che però è cartaceo. No? Mm -hmm. Quindi questa cosa qua è una roba molto particolare che tira fuori un effetto estremamente specifico di questo fumetto. Ad esempio, il fatto che i chiaroscuri siano colorati come un verdaccio pittorico, no? questa cosa qua è, un, uh, è una roba che è data da un processo. Che è originale, no? è che hai poi... tu, tu, certo, e eh certo, su cui, che poi cambia la forma definitiva del disegno, motivo per cui certo. poi il mio disegno non somiglia a nessun altro disegno, no? Bellissimo ci sono anche delle cose, ad esempio, c'è la sequenza in cui loro si fermano, che arrivano i chiamiamoli. Eh, in questo senso, scusami, mi, mi, mi sono dimenticato il termine i deformi, diciamo, non, non mi ricordo sì, come si fa: il mondo chiama. morbo, sì, sì. ok, esatto, eh, che lo che, che, che eh, Ah no, invece no, quando, quando arrivano loro, eh, quando c'è quella sequenza con eh, il personaggio scurissimo, con le, le, ehm, le schede di grigio praticamente addosso, con tutte le sfumature, completamente diverso in teoria come tecnica rispetto sì. agli altri personaggi, ma che ovviamente è perfettamente integrato, quella è pure tipo un'altra di quelle cose. Io ho notato pure che se fatichi perché... molto a restare dentro le vignette Devi sempre. Sì, perché se quella è una di quelle cose pericolosissime <ride> che poteva sembrare fuori, poteva sembrare non integrata, invece, cioè, ci sta dentro ed è, io l'ho vista, è una di quelle cose che, che sono quelle cose che io guardo e studio, perché poi è inevitabile che, che io stesso resto affascinato da, da delle cose come sono fatte, ecco. Sì, ma anche allora, lì c'è allora... un, una risposta. Sì, no, dicevo c'è una, una tecnica uh, molto semplice anche lì. Cioè, ad esempio, il fumetto è strutturato con questa griglia regolare in realtà, molto più regolare di quello che non sembri, in cui le vignette occupano tutto lo stesso spazio e anche quelle che finiscono fuori dalla pagina. Hanno gli elementi fondamentali del disegno cioè all'interno di quella griglia, ho visto all'interno di quella griglia, cioè fuori una massima rispetto esatto. alla pagina esattamente. Quindi quella cosa là è un trucco che permette di avere l'establishing uh, l'establishment shot, shot scusatemi, eh, che finisce fuori dalla pagina, ok? E eh, il contenuto narrativo della vignetta. Ecco, questo qua è in basso per dire c'è il la parte diciamo, che, che finisce poi sul, sì. sul, sul, sul bleed diciamo, della griglia. E poi no? c'è ad esempio: non so se, se cioè, l'avrai visto, ma però sicuramente non è una delle nostre letture adolescenziali. C'è unico di, di Tezuka Madonna. dove lui fa qualcosa di radiante simile: cioè che ha la sì, griglia sì. è tutto sfondato de, come, come fondale a tutta pagina, che è una cosa sì, sì. È incredibile pure, pure quello. No, no, assolutamente. No, bellissimo, comunque... Tant'è sì, che Citi Tezzo, che è interessante perché questa roba qua, pure ad esempio di avere una vignetta che domina su tutte le altre vignette, mm -hmm. è una roba che ho imparato da lui. Io, guardando come lui compone le tavole, è interessantissimo. Quando lui deve rappresentare una, una sequenza, lui è come se disegnasse un fatto per pagina. E, sì. e la cosa che è interessante, qual è? Che questo gli permette di da un lato, di fare montaggio, cioè di spostare i fatti. Sì, ma lì e si vede mostrare. proprio che lui voleva fare animazione all'inizio, proprio sì, era sì. quella la mentalità, cioè gli scompattava il momento in dieci vignette. Lorenzo, sì, sì, sì. come vedresti una tua opera in animazione? Abbiamo visto recentemente il fenomeno di Zero Calcare che ha funzionato. Le tue sono opere molto. Guarda, animate, allora, diciamo, allora, da un lato è un sogno, c'è anche il trailer pazzesco che tu hai, hai tirato esatto. fuori ultimamente. Doveva uscire il film di Golem, io ci stavo cominciando a lavorare, poi ci sono stati dei problemi di produzione perché non siamo riusciti a mettere insieme il budget che serviva e, e quindi non si è fatto niente, però era una mia fisima. Devo dire che. Tutto tempo, il tempo che ho perso a fare animazione anche Dark Side of the Sun è un altro progetto in cui ci sono delle cose di animazione mie. Sono una quarantina di minuti di animazione. È un progetto come dire super low budget quindi ha una qualità visiva che non è lontanamente paragonabile a quello che avrei voluto fare con Golem. E di Golem c'è questo trailer che trovate su YouTube. Se cercate Golem Visioni e l'RNZ dura un paio di minuti e. Mh, Assolutamente sì, mi piacerebbe da morire, forse sono arrivato alla conclusione che è una roba troppo dispendiosa in termini di tempo, mm. troppo pericolosa proprio. Anche Ma ti posso io... chiedere invece in Vol termini sì. internazionali, eh, poi che tipo di... perché comunque Golem è andato benissimo, ecco, cioè, quindi adesso non tutto senza. il resto, come... che tipo... Cioè, tu, tu ti aspettavi questo che, che tipo di atteggiamento c'è adesso nei tuoi confronti rispetto a edizioni straniere Com come si sta muovendo? Beh, allora dunque, Golem è stata un, allora, è, è stata la più grande fortuna della mia vita quel libro, perché è un dato di fatto che mi ha aperto uh, in America ho, ho avuto l'attenzione di un sacco di autori importanti con Golem quindi tra gli addetti ai lavori il mio nome ha cominciato a girare anche lì e uh, ho avuto la fortuna di essere preso uh, come dire sotto l'ala protettrice di questo sceneggiatore che si chiama Brandon Fletcher che ha lavorato per la DC Comics uh, ma ha, disegnato anche Isola per, uh, ha sceneggiato Isola per la Image uh, è uno sceneggiatore eccezionale e lui mi ha coinvolto nel progetto esempio, anche di Ghost in the Shell perché ho disegnato mm -hmm. questa storia che no? eh, si chiama Star Gardens che è nel canone ufficiale di Ghost in the Shell per Kodansha, e, e ovviamente poi anche Madi un altro progetto internazionale. Eh, sono tornato in Giappone per il mio lavoro da illustratore su Murakami. Uh -huh. e, e quindi insomma, alla lunga questa roba qui sta cominciando a pagare, nel senso che comincio ad avere un po' più di attenzione anche fuori. Questo sicuramente. Poi sai, il mio cioè non è che sono. Uno di quegli autori che ha cambiato l'immaginario collettivo, <ride> cioè, sono comunque un piccolo autore, no ancora. Però, eh, piano piano, piano, piano. Tutto è un momento in quel fumetto stai. A parte sta quello che molto. tu dici, dobbiamo è vero <ride> le cose, è vero. lo dici con un certo tipo di parametro, però oggettivamente Lawrence, No, no, Se parliamo però di autori, se parliamo di autori... No, no, guarda, se parliamo autori internazionali, per me gli autori internazionali, quelli che fanno lasciano il segno, sono quelli che poi. Cioè, parlo Vabbè, Quello di è un rotoria. altro discorso in senso stretto, ma che tu sia storia del fumetto è... A livello italiano sicuramente... No, speriamo sicuro. ancora di no. No, <ride> no, 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 no c'è no. troppa roba da fare. no, Dai, no, no. Cioè, io questa cosa di la, la dico sempre con grande tranquillità. Io, prima di essere un autore, sono un, un lettore e un appassionato, è uno storico mm. di conseguenza, da, da appassionato. Vabbè, Quindi quello che, che tu fai dobbiamo definirci di, è... di merito per me quello mento, che lo devi rispetto. prendere è quello esatto. che è giusto è giusto, ma sì, con la giusta poi non modestia, ma consapevolezza del fatto che, poi, conoscendo bene ovviamente come funziona il mercato, ehm, si deve ridistribuire. Però, non è che è tutto fatto di eccessi, non è che uno o è niente. O è Mebius in senso stretto, ecco, quindi cioè, sei... Ah, no, certo, certo. È diciamo uno che al momento... Utoli, anche è è più più in Italia, Italia. Sicuramente più importante. No, però per farti un esempio, cioè, Mirka Andolfo è, no, è un'autrice che sta facendo i botti all'estero. <ride> Capisci <ride> che dico? Io spero che, che Geist vada benissimo, questo senza dubbio. Cioè, è inutile, non ci nascondiamo dietro un dito, nel senso è ovvio che lo spero tantissimo tutto allora, è un fumetto che ha una visione internazionale notevole, quindi, secondo me, assolutamente. però ti dico: proprio secondo me, a questo momento, abbiamo degli autori come te, come anche tutti gli altri che hai nominato, che secondo me, in un momento particolare come questo, Netflix se ne è accorta a livello internazionale anche. Secondo me, a livello anche di animazione, non mi soffermerei nel dire che non può succedere. Secondo me, no, no, io in ci realtà, spero. Cioè, ci spero tanto. È uno di quegli autori Figurate. che sono proprio in prima fila, secondo me, che potrebbero essere portati ci spero in animazione. Tantissimo. Ci spero tantissimo. Certo, però, io entrando un attimino nella testa di, di, di Lorenzo, è chiaro che il tipo di prodotto che eventualmente sarebbe abbinabile alle sue opere. È davvero gigantesco è dal complicato. punto di vista dell'animazione, dal sì. punto di vista dell'impegno tecnico di, di è molto tutto quello che dovrebbe essere. Ma infatti, io sono di questa idea. Ti dico in soldoni come ho chiuso il mio cervello sul, ah, temporaneamente su come è configurata la mia testa sul tema dell'animazione. E uh -huh. cioè che io quello che devo fare è finire, queste macchine e poi magari ragionare se devo fare una roba d'animazione una roba fatta apposta per l'animazione in questo fai o tomo allora cioè poi direttamente alla regia no no ma molto semplice però cioè nel senso di ragionare su degli strumenti intelligenti pensa ad esempio al lavoro che hanno fatto Mad Entertainment no? Mm -hmm. per i loro film Gatta Cenerentola ehm, gli Aiellenni sono dei film che sono molto intelligenti in termini di uso delle risorse no? Sono film che Assurante, si rendono possibili. Sì. Ovviamente loro fanno 3D, a me interessa 2D. Okay? Uh -huh. Però uh, concettualmente mi servirebbe quel tipo di, di, salto, di approccio. Di, esatto, cioè di approccio mentale per cui le cose le fai non per ottenere un obiettivo irraggiungibile, ma per usare al meglio quello che c'è, quello che è disponibile, quello che, che è fattibile. No? Ad esempio, ti posso chiedere se ti è piaciuto e se hai visto Arkane. Non l'ho ancora visto, uh, mh, mi hanno fatto tutti una testa così, penso, ah, ne, una lo idea. devo vedere. No, lo devo proprio. No, 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 no. lo devo vedere, mi interessa tantissimo. Uh, diciamo che esteticamente è molto lontano dalle mie, dalla mia sensibilità. No, no, io sto curioso di capire che non, che, che non vuol dire che mi fa schifo, vuol dire che è lontano dalla mia sensibilità. E quindi mi intriga doppiamente proprio perché è una roba che penso che mi potrebbe portare anche a fare dei ragionamenti. Sì, perché tecnicamente inusuali. è interessante diciamo Molto. quello che hanno fatto togliendo il discorso sì, estetico, sì, sì. cioè proprio dal punto di vista tecnico, col discorso che dicevi di economia, di, sì, di... Sì. di pensare delle cose. Sì, tanzi, su... mi ricorda tantissimo un approccio al 3D di un artista meraviglioso giapponese che si chiama Satoshi Tomioka, che sì. è un animatore che ha fatto questa serie che si chiamava. Uh, Usavic, che era quella con i due conigli chiusi nel Gulag con la porta, non so se te la ricordi che gli passano. L'abbiamo vista in pochi, ma era, era strana, molto strana. Sì. E c'era questa idea no? della super, eh, del 3D con uno scarso uso dello shading e invece un lavoro enorme sul texturing. No? Perché a fine Arcane, questa cosa che mi sembra che c'ha, è che i modelli 3D nella loro bellezza. Però quello che hanno di incredibile è che sono dipinti addosso, no? E sì, 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 esatto, è questa... Questa sì, sì, esatto. Che c'è questa commistione che è molto Anche, interessante. Per quanto ad esempio il secondo blocco di Love Dead Robots, che, che, che diciamo non è, grande, non non è entusiasmante, eh, però c'è un episodio in particolare che è quello del, del treno, che, che, che è curioso, addirittura simula la stop motion, cioè cominciano ad esserci sì, questi, questi quali, esperimenti sì, sì. dove poi con il 3D che in teoria dovrebbe essere, però si è capito che o il 3D lo fai appunto, Pixar ah, ma mi sa che l'ho visto l'episodio del treno, è quello con i due robot a bordo del treno? No, è, è questo del secondo blocco con è, tradizio, del è questo okay. dell'erba alta che, che ci sono di quei mostri dentro l'erba okay, no. eh, era interessante a capire i può... limiti Sergio Lorenz ci, ci doveva lasciare verso le 10, quindi lo, certo, lo salutiamo. Lo proprio, volevo fargli giusto un'ultima domanda: cosa diresti a Lorenz, giovane che mm. sta entrando nel mondo del fumetto? Tu sei anche un insegnante, in tanti contesti. Ah, allora, eh, due cose gli direi: la prima, è, non sei tu che decidi se le cose vanno bene o vanno male, disegna, mm. fai i fumetti, pubblica quanta più roba possibile e non ti fermare mai. Questo. Quei 5-6 anni che mi sono fermato mi stanno proprio di traverso, cioè, nel senso, è stato un errore. Okay? Però non avevo gli strumenti per capire psicolo psicologici il... per superare quella barriera, è stata proprio una roba. Ero senza, non, non ero attrezzato. Ecco, non, non ce la Però fare. è un errore che sai benissimo che è abbastanza comune. Sì, però Nonostante... noi comunque la vita è una, e eh, l'hai pagato caro. Quindi... Eh, perché, no, eh, sì. lo Ci sì, tanti anni. Quindi no, non vi fermate. La seconda mm -hmm. cosa che mi sento di dire è che prima io andavo in giro dicendo che la tecnica, che il talento non esiste, eh, la tecnica è il 99% del lavoro, l'1% del talento seppure c'è. Eh, continuo a essere convinto che il talento vale zero, continuo a essere, cioè, o meglio, se intendiamo come talento la gioia di stare seduti a disegnare, non il fatto che ti vengono in maniera innata, bene, le cose che quello non esiste come cosa, non c'è, almeno mh, nella mia vita non l'ho mai visto succedere anche ai più bravi, quindi è assolutamente falsa quella cosa. E, mh, invece il 99% della tecnica si è ridotta drasticamente a un 30%, perché il 70% di quello che resta è la vita. E nei vostri lavori, nei vostri disegni, in tutto quello che andate a realizzare, a raccontare, eccetera, è fondamentale che ci sia la vostra vita dentro, in qualche modo, ma non perché eh, sono belle solo le storie autobiografiche e intimiste. Eh. Io sono dell'idea che, però, dentro una storia come eh, Akira, ci sia tantissimo dell'intimità. Il dell del, certo. del, del mio fumetto, Geist Machine, lo dico in continuazione: è un, per me è un fumetto autobiografico sostanzialmente, cioè c'è cioè dentro tutta la mia infanzia in quel libro. Sono cose, come dire, eh, fondamentali perché ti permettono di avere qualcosa da dire. Cioè, se tu passi la vita a guardare il lavoro degli altri, a parlare dell'ultima serie televisiva che hai visto, a fare le fan art dei personaggi di altri disegnatori, stai disegnando il lavoro di altri. Invece, è fondamentale il fatto che ognuno abbia, racconti la propria storia perché... E qui arrivo al punto fondamentale. È la cosa più preziosa che c'è da raccontare perché la sapete solo voi. Ok. E mh, come dire: uh, invece, parlare di una roba che è sulla bocca di tutti uh, sì, magari ti fa essere in cima alle ricerche per gli hashtag dei social network. Uh, ti, ti, trova, ti senti che stai nello zeitgeist del momento: no? di dire, okay, OK, parlano tutti di questa cosa, ma ne parlo anch'io, così mi notano. Ok però c'è un errore grave in questo tipo di approccio perché stai perdendo l'occasione di dire una cosa veramente interessante, eh? che è una cosa che sei solo tu. Sì, perfettamente d'accordo. Ragazzi, eh, se vi abbiamo incuriosito, vi ricordate sul sito Bao e su tutti ovviamente i canali di vendita ci sta l'ultima opera appunto di Lorenz che è Games Machine, eh, veramente datevi una possibilità perché come abbiamo spiegato qui Troverete sicuramente qualcosa che riguarda il mondo che di, si muove, familiare, che di familiare di familiare, però ecco la bellezza di tutto questo è si va avanti e quindi mm -hmm. anche il fumetto italiano sta acquisendo appunto anche grazie a personaggi come mm -hmm. Lorenz, una propria credibilità. che eh, Anche in queste opere che sono davvero di intrattenimento, ma non solo, diventano anche autobiografiche. Quindi, grazie Lorenz e in bocca al grazie lupo. A ho messo qui sotto Ciao. il canale Twitch Ciao, di suo perché così lo potete anche seguire mentre disegna il secondo volume e, assolutamente e venitemi a trovare tanto se ciao Sergio, io. ciao Lorenz ciao a, ciao, a ciao. Ciao. ciao a tutti, buona serata ciao a tutti, buona serata